Salve signor Luca, sono JJ, abbiamo parlato al telefono ieri sera per l'affitto del suo appartamento, si ricorda? Ah sì, ciao, senti, mi dispiace ma mi sa che l'appartamento non è più disponibile. Ma come? Mi ha fatto venire qui allora per niente? Spero che non stai cambiando idea solo perché sono nero e africano. No, ma cosa dici? Guarda, io mica sono razzista. È solo che l'ho promesso a mio fratello l'appartamento. Ma se lo ha già promesso suo fratello, allora perché mi hai fatto venire qui? È solo che mio fratello purtroppo è indeciso e non si decide mai e quindi purtroppo ci vuole tempo. Allora spero che non stai cercando una buona scusa per alzare l'affitto. No, non, assolutamente no. In ogni caso non credo che tu te lo possa permettere l'affitto. Pronto? Ciao Marco! Ma che Marco? Sono Rudy! Sì, ho capito Marco! Oh, sei sordo o ubriaco? Sono Rudy! Mi scusi, è mio agente di borsa. Prego, prego. Senti Marco, vendi le azioni dell'UFO, compro Fiat subito. Dobbiamo fare un sacco di soldi. Fiat, azioni, UFO. Oh, ma che sei impazzito? Hai capito bene? Compro Fiat, passo e chiudo. Ci sentiamo più tardi per festeggiare. Ma... Eccomi, dove eravamo rimasti? All'affitto. Ah, sì, sì, sì. Posso vedere l'appartamento? Prego, andiamo a vederlo. Ah. Ma quante stanze ci sono? E ti aspetti? Una reggia, forse? No, sono solo curioso. Guarda, l'appartamento sarà composto di stanze. Come vedi, l'appartamento è in ordine. Ma scherziamo, le pareti sono umide. Umide? Ma basta poco per mettere a posto queste pareti. È possibile, però se lo faccio io detrarrò il costo del materiale e dell'affitto. Ok, basta non esagerare però, eh. Ma vedremo. Quanto viene l'appartamento? 1500 euro. Porca miseria, 1500! È troppo! Con quella cifra posso avere una villa in Africa. Guarda che qua non siamo in Africa. Questo è il prezzo. Prendere o lasciare. Senti Luca, per me i problemi non sono i soldi, perché sono stockbroker. Però non credo che l'appartamento vale tutto questo soldi. Mi sa che non se ne fa più niente. Che cos'è questo stack brota? Mi scusi, un attimo solo. Pronto? Ciao papà! Papà? Ma che papà? Amico mio, sono Rudy! Come stai? Io bene. Mi hai mandato quei 50.000 dollari? Ma sei impazzito? Se io non ho una lira! E poi senti, sono io che ti chiamo perché ho bisogno di soldi. Senti, devo portare una ragazza a cena, dai, su. Ah, hai fatto il bonifico. Grazie, papà. Bonifico? Oddio mio, ho perso un amico. Mi bastano 50.000 per adesso. Ho anche investito in borsa. E sto facendo un sacco di guadagni. Grazie di tutto, papà. Ciao. No, no, non mi chiudere. Ci risentiamo più tardi. Non! No, ma guarda sto stronzo, mi ha fatto sprecare un'altra telefonata. Scusi, era il mio padre, il re di Cabinda. Dove eravamo rimasti? Sempre l'affitto. Ah, già, è vero. Vabbè, lo prendo. Però l'appartamento lo deve pulire lei e spero che firmiamo un contratto. Contratto? Speri male, non ci sarà nessun contratto. Perché no? Stiamo parlando di 1500 euro. Lo so, ma non ti posso dare un contratto perché metà dell'affitto va in tasse ICI e il resto è per la manutenzione. Tasse? Ma come? Se non le dichiari come puoi parlare di tasse? E se non mi sbaglio l'ICI è stata tolta. Senti, non sono affari tuoi, questo è il prezzo. Prendere o lasciare? D'accordo, mica c'è bisogno di scaldarsi tanto. Lo prendo. Va bene. Dire che deve subaffittare ad amici per quadrare i conti. Stavi dicendo qualcosa? No, niente. Anzi sì, ho detto che è tutto a posto. Lo prendo. Va bene, perfetto. Voglio 3 mesi anticipati. Cosa? 4.500 euro? Dove li vuoi?
vado a trovare tutti questi soldi? Ma scusa, non ha detto che vendevi le azioni di comprare... Già vero, ora capisco perché Gheddafi porta la sua tenda quando viene in Italia. Cosa cazzo c'entra Gheddafi? C'entra, perché con quei soldi che mi hai chiesto posso costruire una reggia in Africa. Allora potevi portare tua casa dall'Africa qui. Magari Luca, io sono un principe in Africa e se vuole venire in cabina le promette che sarà il mio ospite. Ci stanno delle belle donne e ottimo cibo. Davvero? Sicuro, quando vuole. Allora, facciamo solo un mese di anticipo? Va bene, DJ, però mi raccomando, non dimenticare la tua promessa. Ma scherza, sarai ospite al palazzo di mio padre, il re Makoko di Kabinda. Va bene. Posso vedere il resto dell'appartamento? Certamente. Ecco, questa è l'altra stanza. Ah, non preoccuparti per il materasso, te ne farò avere uno nuovo. Ok. Va bene? Grazie. Bello. Vieni. Ragazzi, questo è l'appartamento. Veramente questo appartamento io lo immaginavo un tantino più grande. Eppure io. Ah Gigi, ma che cazzo è successo all'appartamento? Si è ristretto. È descritto come una reggia. Ragazzi, ve lo dico, io non dormo per terra, ve lo dico, eh? Di che ti lamenti, povero clandestino? Senti chi parla. Beh, io almeno non mi lamento. Guarda, anche se non sono ancora ricco, io certe cose non le accetto. E quando diventerai ricco? Presto, presto, vedrai. Guarda, guarda questo. Guarda, visto? È come se avessi già vinto. Povero illuso. Perché tu non ci credi che il Ghana vincerà il mondiale, non ci credi, eh? Andiamo, smetti di chiamarlo povero. La speranza è l'ultima a morire. Bravo. Fratello, quanto dobbiamo pagare da affitto? Perché nemmeno io vorrei dormire per terra. Tranquilli, una soluzione lo troveremo. Magari due o tre letti pieghevoli. E io dormo sul letto grande con Gigi. Ma scherzi, ma sei gay? Ma che c'entra? In Africa dormiamo insieme sullo stesso letto. In Africa? Mica qua. Senti Gigi, ma possiamo apparire almeno nel contratto? Contratto? Contratto! Contratto! Certo, il contratto! Che cosa ha detto di divertente? Niente, non c'è un contratto nemmeno per me, figuriamoci per voi. Il patrone, l'affitto, lo prendo sotto banco. In nero. In nero? Ma guarda, ma perché ci trattano così? Ma perché? Dobbiamo pagare così tanto di affitto, vivere in questo buco. Però non dobbiamo avere un contratto. Non c'è limite all'ingiustizia. Siamo dovuti scappare dai nostri paesi e qui siamo diventati clandestini, come dicono loro. E in questo appartamento siamo anche illegali. Non è incredibile? È incredibile, Bobby, hai ragione. Però, se i nostri politici fossero bravi e lungimiranti, forse non saremmo qui a fare i clandestini. È meglio clandestino qui che essere in pericolo in Africa. Siamo tutti ospiti al mondo. Amici miei, illegale o no, quando viene il patrone di casa bisogna fare attenzione. Cioè, magari se vi capita che vi trovo qui dovete dirlo che siete ospiti miei o saranno guai. Iniziamo bene. Ragazzi, ci siamo, andate a nascondervi. Già, ma che cazzo stai vuoi? Zitto Rudy, guarda, vai sotto il letto, non parla né respira. No, non respira tu. Io che faccio? Ma chi ha la porta? Babi, non lo so, guarda, prendi la tua busta di prodotti e vai a nascondere nell'armadio. Mamma mia! John, guarda, vai nel terrazzo. Ma perché fuori? Allora nel bagno! Wow! Salve, sono la tua vicina. Sto cucinando e mi manca un po' di sale fino. Spero che c'era un po' da darmi. Ma guarda che l'ho proprio comprato ieri.
mi salvate. Prego. Il mio cibo sarebbe insipido senza sale. Comunque, mi chiamo Mary. Piacere, Mary. Io sono JJ. Piacere tutto mio. Tutto il mio. Grazie. Ciao. Ciao, bella. Wow. Ammazza. Ragazzi, venite fuori. È un falso allarme. Ma chi era? Era un ragazzo, ho sentito la voce. Ma guarda che c'è da pulire sotto il letto, sporco, guarda come sono messo. Hai proprio ragione, Rudy. La nostra vicina di casa è una bellissima donna. Servivo il sale fino. Il sale è grosso, frate. Abita da sola? Possiamo evitare la scena? C'è quel bagno, ma pochissimo, puzza. La prossima volta io non ci vado. Vabbè, dai, hai ragione. È bella la ragazza? Sì, è proprio carina. Però ragazzi, andiamoci piano. Ma perché non evitiamo? Ma vedremo. Perché veramente è una bomba. Udilo forte, fratello. Un attimo solo. Chi è? Sono Luca, il padrone di casa. Ragazzi, di nuovo, andate a nascondervi. Un'altra volta! Abi, lo so che è noioso, però sì, ma sono qua, dai! No, puoi... Salve! Posso entrare? Come no, prego, si accomodi! Ma è finito già il mese? Mazzo, come corre il tempo! No, guarda, per il mese non devi preoccuparti, siamo a metà mese. Sono passato qui per dirti che ti ho ordinato il materasso nuovo e che tra una settimana te lo porteranno. Ah, una buona cosa! Senti, posso vedere come hai sistemato la casa? Sì, si accomodi, è casa tua, prego! Posso vedere come hai sistemato la stanza? Sì, come no, si accomodi. Ah, come vedi, ti metterò una frittata. Questo materasso la prossima settimana lo cambiamo. Oh, una buona cosa! Cos'è questo rumore? Per caso hai un gatto in casa? No, gatto no. Dovrebbe essere rumore da fuori. Va bene. Qui vedo che è tutto ok. Senti, posso usare il bagno? Sì. Ok. A proposito, cosa? Il bagno non funziona bene. Domani viene il mio amico idraulico a sistemarlo. Ma se vuoi posso venire io? No, non ti preoccupare. Soltanto deve uscire proprio... Va bene, senti, io allora ti lascio e la prossima settimana. Ragazzi, potete venire fuori, se n'è andato. Meno male. Mazza Bobby, che bel cappello. Ti piace? 50 euro, fratello. Lasciare stare. Ma vendile a un turista, può comprare. Senti, veramente io lì pensavo di morire di soffocamento. E invece io, pensavo di diventare un affrittato sotto il suo peso, sotto quel letto. Ho bisogno proprio di un bel massaggio. Ti credo. Senti, JJ, mica possiamo fare questo gioco ogni volta che viene qui il padrone di casa. Bisogna trovare una soluzione, perché io soffro di claustrofobia. È giusto, paghiamo pure un affitto esorbitante. E non basta l'affitto alto che dobbiamo pagare, bisogna pure pagare il condominio. Non è vero? Mm-hmm. E speriamo che non deve venire qui ogni volta, perché altrimenti io impazzisco. Mi dispiace, ragazzi, della sconvenienza, ma la situazione è questa. Cioè, però non credo che verrà qui spesso. Mi ha quasi rotto il naso. Guarda, io ve lo dico, io se rimango lo faccio solo perché c'è questa bella vicina di casa. E perché ci voglio fare un bel pensierino. Bel pensierino. Ragazzi, ma di che vi lamentate? La situazione è questa. Prendere o lasciare. Cioè, se volete, ognuno può andare a abitare da solo altrove. JJ, ma l'affitto comprende anche la luce e l'acqua? Bisogna anche pensare a queste. Ragazzi, come facciamo quando io porterò le ragazze qua? Dovete sparire, via, via! Se no io non ci sto. Rudy, faremo i turni. È sottinteso. Troveremo soluzioni se rimanete. Altrimenti cercherò altri inquilini. C'è la fila lì fuori perché c'è fame di casa. Fame di casa! Siamo sicuri che ognuno riuscirà a pagare la sua parte? Perché io non sono disposto a pagare per nessuno, ammettendo che rimango. Bobby, pensa un po' alla figa, non fare sempre il calcolatore, oh! Non puoi chiedergli questo, lui è un commerciante
è il calcolatore in persona. Ehi, Casanova, dico sul serio. Non pagherò per te se spendi tutti i tuoi soldi per le ragazze. Per la fica, come dici te. Smettiamo di scherzare, ragazzi. Mi dovete dare una risposta. O se state o no. Vi darò il tempo necessario di pensarci. 5 minuti. Da adesso. 5 minuti? Ma questa assomiglia a una dittatura. Io voglio vedere le cose chiare. Guarda, io posso anche rimanere solo per la vicina di casa, Mary. Rudy, lascia perdere. Mary, non è poi così carino. Pensi di fregare a me? Quella bella voce non può che appartenere a una bella ragazza. Ma che sei geloso? Sempre geloso sei. Rudy! Noi sappiamo che tu sei un esperto di ragazze. Ma se JJ dice che Mary non è un granché, ma lasciala a lui, no? Ragazzi, dobbiamo proprio parlare della ragazza accanto, della porta accanto, oppure vogliamo definire il problema dell'appartamento? Bobby ha ragione. I 5 minuti sono scaduti. Che ne dite? Chi è voi? Che ne so, mica sono un indovino. Non credo che sia ancora lui. Beh, vedete qualcosa in giro? Magari si è dimenticato il cellulare, che ne so. Io non vedo nulla. Che diamine? Che cosa vuoi ancora? Non lo so, però nascondetevi per sicurezza. Ancora. Che ha cucinato. Ah, grazie, non dovevi. Grazie, vuoi entrare? No. Vuoi una birra, un tè, un bicchiere di vino? No, grazie. Una mi birra? Aspettano mie amiche fuori, andiamo al cinema, andiamo a vedere Sex and the City. Ah, wow, grazie di tutto allora. Ok, buon appetito. Ciao Mary, grazie. Ragazzi, venite fuori! C'è la pappa! Ragazzi, il riso di Mary, però dedicato solo agli inquilini di questa casa. E voi ancora non lo siete. Rudy, ci stai? Vai, va.